E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing dello Studio Series 98 di Cheetor. Andiamo ad aprirlo. Questo è lo sfondo di Cheetor, molto bello. E queste sono le istruzioni di come trasformare Cheetor. Mettiamo qua, prendiamo Cheetor. Il pezzo forte del video. Oh, guardate qua che bello. Ah, mi piace un casino i disegni di Cheetor. Queste sono sicuro le armi. Ecco qua Cheetor, unboxato dalla sua scatola. E come vedete dalla posa che io ho fatto fare, è molto articolato. Queste due spade si possono unire. Formando una lancia oppure una spada con le lame su tutti e due i lati, proprio come Sentinel Prime in Transformers 3. Le possiamo. Mannaggia. Aspettate, ecco qua Cheetor con la sua lancia. Purtroppo alcune delle articolazioni sono allentate, tipo questa qua, vedete? Però non fa niente. Togliamo, è il momento di vedere le articolazioni del nostro ghepardo. Può ruotare la testa di 360 gradi, può alzarla di così e abbassarla di così. Oddio, che cosa ho fatto? L'ho rotto. No, non l'ho rotto per fortuna. Poi, può, alzando questa cosa qua, può fare la rotazione del bacino di 360 gradi. Ecco, poi si rimette cosa a posto. Il braccio ruota di 360 gradi, può andare in avanti di così, può alzarlo di così. Poi. C'è il ruotamento del braccio, poi c'è il piegamento del gomito e c'è la rotazione della mano di 360 gradi. Poi le gambe possono andare avanti e alzando questo sedere di Cheetor in modalità robot può andare indietro di così e vedete perché il massimo è qua perché c'è questa cosa che lo impedisce di andare molto più avanti. Poi rotazione della gamba, poi può alzarla e piegare il gomito, cioè il ginocchio. Poi il piede può andare di così facendo fare la famosa spaccata. La famosa, no, sta in piedi, la famosa spaccata. Poi e basta, poi il piede può andare in avanti, può alzarlo e basta. I dettagli di Cheetor. La faccia è molto dettagliata, mi piace un casino LED sculpt, è molto bello. Se non mette, se magari la telecamera mette a fuoco, bellissimo Cheetor. Il petto con il simbolo dei Maximal al centro. Questi dettagli della battaglia, del petto ammaccato per via della battaglia, le braccia con questi puntini, punticini da leopardo, da ghepardo, stessa cosa sulle gambe, e basta. Poi ha questi artigli sulle mani in stile Wolverine, che devo dire mi piacciono un casino. No, mi è caduto, mannaggia Pippo. E che dire, questo Cheetor è veramente bello, sia a livello di dettagli che di articolazioni. Prima di passare alla trasformazione, se magari. Ok, la trasformazione. Passiamo alle comparazioni. Studio Series Ironhide. Core Class Shockwave.
Core Class Freezer, Studio Series 100 Bumblebee, che bello lui, molto bello. Mainline The Big Monkey, anche se non è poi così big. Mainline Baby Rhinox. E per ultimo Mainline Optimus Prime. Ora passiamo alla trasformazione. Ecco Cheetor in modalità bestia, molto 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 bella. Vediamo le articolazioni. Allora, praticamente sono quasi quelle del robot, però non proprio, perché allora può far andare in braccio la zampa di così in avanti e di così indietro, può piegare perché questa è l'articolazione del gomito del robot, può muovere gli artigli, la testa può ruotare di 360 gradi, la bocca si può aprire senza dettagli, cioè i denti sono dello stesso colore della pelle del ghepardo, le zampe qua possono andare avanti ma non di troppo e indietro. E basta. E poi, cosa molto giusta, l'articolazione della coda. E basta, questa è l'articolazione di Cheetor. Mettiamolo in comparazione con le altre bestie. Rhinox, Optimus Primal, e infine Optimus Prime. Cheetor Maximize! Ecco di nuovo Cheetor in modalità robot. Il video finisce qui. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo bellissimo modello a mio parere. E niente, iscrivetevi al canale, se non avete già fatto lasciate un bel like, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati per nuovi video. Ciao!